Allora, volevo chiedere a Gurudeva se ci può raccontare qualcosa, perché lui praticamente ha fatto una vita, è sempre stato in mezzo ai sadhu, no? Se ci può raccontare qualcosa di qualche sua esperienza che lo ha colpito particolarmente, magari quando era giovane, incontrando questi sadhu molto famosi, molto riconosciuti, no? Qualche esperienza personale. Perché i libri ce l'abbiamo tutti a casa, no? Qualcosa di suo, qualche sua realizzazione. So Ramananda is asking, he's saying that since you were born, you always were amidst great personalities, sadhus, saints. We already know some because of the book what we have, what you told that time, the book Beauty of Real Love. But if you could kindly share something, some experience, some realization, what you got being the company of sadhus, some personal experience, if you would kindly like to share with us. Yes. I experienced through my grandmother how was her life. Io ho testimoniato, ho sperimentato per prima cosa la vita di mia nonna. That time in the house palace. More than 100 people are working. In quel periodo, quando io ero piccolo e c'erano i miei nonni al palazzo a Munger, c'erano più di 100 persone che lavoravano nel palazzo, che erano affiliate ai lavori necessari del palazzo. But my grandmother, and many times they are taking breakfast, lunch, dinner, everything. That means two times snacks and two times lunch like this, no? E tutte queste persone gli veniva offerto colazione, snack, pranzo, cena a tutti quanti, sempre. But my grandmother only take one time when the Mahaprabhu Prasad comes, she take from that part. Mentre mia nonna mangiava soltanto una volta, quando veniva il prasciada di Mahaprabhu, che aveva preso Mahaprabhu, che c'è un tempio grande di Mahaprabhu davanti al palazzo, lei prendeva una volta al giorno quel prasciada. Alle 2 di pomeriggio. All day up to 2 p.m. nothing. Fino alle 2 di pomeriggio non mangiava. E poi prendeva questo prasciada. One time. And night time only taking one glass of milk. Quindi mangiava soltanto questa volta alle 2 di pomeriggio e poi la sera, prima di andare a letto, beveva un bicchiere di latte. This life was there. And she leave the bed before 3. Quindi lei aveva questa routine, poi andava a riposare e si alzava la mattina alle 3 di mattina. And she chanting after taking bath. Faceva la doccia, l'abluzione e poi cominciava a cantare. A fare cantare i giri, a fare bhajan. Mentre io mi svegliavo alle 6-7 di mattina. And she chanting and we sleeping and jump to her lap. Quindi lei faceva bhajan, cantava i giri e appena io, mio fratello, noi ci svegliavamo, andavamo subito da lei e saltavamo sul suo grembo.
and she give to eat something to us. E allora lei appena ci vedeva ci dava qualcosa da mangiare. Then she give laddu. E quando ci dava del laddu, che è un dolce, he said no, I need almonds, raisin and cashew. Allora noi gli dicevamo no, noi vogliamo dell'uvetta, degli anacardi, delle mandorle. And one day I see the box was empty. And we asked this. E un giorno noi ancora gli chiedemmo questa frutta secca, però la scatola era vuota, il contenitore era vuoto. And when we asked to fulfill our desire, I see from the room coming the almonds and peanuts and cashew nuts and raisins. Quindi questo contenitore era vuoto, però quando noi gli chiedemmo di ricevere questa frutta secca, alzai gli occhi e vidi che dal soffitto cominciarono a cadere anacardi, mandorle, uvetta, tutta questa frutta secca che noi gli avevamo chiesto. Keeping hand and putting in the pocket full pudding that for next day also I can eat. Putting in the pocket. Quindi noi aprimmo le nostre mani e ricevemmo questa frutta secca ed era così tanta che ce la siamo poi messa in tasca per tenercela anche per il giorno dopo. I said, Ma, grandma, from where is coming? Daddy, from where is coming? E allora poi io le chiesi, Daddy, che è un appellativo per la nonna in India, Daddy, da dove proviene questa frutta secca? Viene dal soffitto? Mahaprabhu is giving take. E lei, mia nonna, mi rispose, è Mahaprabhu che ve lo sta dando, prendetelo. Don't say to us. Però non lo dite a nessuno. Always chanting, always respectful. Lei era costantemente impegnata nel canto del santo nome, era sempre molto rispettosa. Always respecting to everyone. Era rispettosa verso di tutti. And sometimes she become angry to someone. E quando a volte si arrabbiava con qualcuno, that is, they feel that today is a very good luck. Allora quel qualcuno sentiva oggi è il mio giorno fortunato. If she angry, she fulfill all the desire of that person. Perché se lei si arrabbiava significa che soddisfava tutti i desideri di quella persona. And I see nobody can come and without eating can go from her. E non c'era nessuno che veniva di fronte a lei, stava insieme a lei, o che veniva anche solo visto da lei, e andava via poi senza aver ricevuto del prasciada, senza aver mangiato. One time, I remember. She bring me to Anandamayi Ashram. Mi ricordo che una volta mi portò insieme a lei all'ashram di Anandamayi. You are small child, 10 years, 9 years. When you say we, Buddha, who was there? Like you and someone else? My brother. Quindi io con mio fratello eravamo piccoli, dei bambini, avevamo sui 10 anni. E lei ci portò da Anandamayi. I remember she asked Ma, why they say she Kali Durga, you are Durga Kali or what? E mi ricordo che mia nonna chiese ad Anandamayi, perché molte persone ti definiscono come essere l'emanazione di Kali, di Durga,
te sei davvero Kali o Durga? They are like a friend now, same age. Mia nonna e Nanda Maima erano molto amiche, erano coetanee. Then Ma say to my grandmother, no, no, in Bangla. Ananda Maima in Bangla, in Bengali, rispose alla nonna e le disse, no, no, non è così. When I was child, quando ero una bambina, that time, I was too much loved with Gopal. A quel tempo ero troppo innamorata di Gopal. And Gopal really started playing with me. E Gopal giocava con me. And this was so intense love between me and Gopal. E il nostro scambio d'amore tra me e Gopal era così intenso, così forte. So still I'm with the love with Gopal. Che ancora tutt'oggi mi trovo in questa relazione d'amore con Gopal. And Gopal make me mother. E quando Gopal mi ha reso sua madre, come sua madre. So because of that I become universal mother. Per via di questo, del fatto che Gopal mi ha reso sua madre, sono diventata la madre universale. Everybody say ma and I cannot say no. Tutti quanti mi chiamano ma e io non posso dire che non è così, che non sono una ma, una madre. My Gopal is everywhere. Perché il mio Gopal è ovunque. And I see Gopal everywhere. E io lo vedo ovunque. And what they see, I don't know. Poi quello che vedono gli altri non lo so. But I have to give love that Gopal is telling this, I agree. I never say no to anyone. Però dato che io vedo Gopal in qualsiasi cosa e in ognuno, allora tutte le persone mi chiamano ma, madre, e io non posso negarlo. Quindi sento questo sentimento, questo affetto che viene da Gopal, da qualsiasi persona. I was traveling in America. Una volta stavo viaggiando in America. And one lady, very highly elevated and very educated, she is making the book for Ma, and she is researching why they are telling Ma to. One disciple of Ananda Maima, follower. Una volta viaggiavo in America ed incontrai una seguace, una discepola di Ananda Maima, molto elevata, molto erudita, la quale stava scrivendo un libro su Ananda Maima e stava scrivendo proprio una parte sul perché le persone chiamavano Ananda Mai con l'appellativo di Ma, di madre. And she drives me dark. And I say same story to her. Quindi ci trovavamo in macchina, lei stava guidando e io le raccontai questa stessa storia che ho appena raccontato a voi. And the moment I say this story, she made the car side and she stopped it. E nel momento in cui io le raccontai questa storia, lei si avvicinò al bordo della strada e fermò la macchina. And say, I got now. My research is completed today. E mi disse, adesso ho capito, la mia ricerca su questo argomento è stata completata oggi dal tuo racconto. You give me the key. Why she is ma? Tu mi hai dato la risposta, mi hai dato la chiave per capire perché veniva chiamata ma. And till I was there, she never leave me. E fino a quando io poi sono rimasto in quel viaggio lì in America, lei non mi ha mai lasciato, è voluta sempre stare con me. She started organizing my program in home. I'm very, very big scholar and very elevated
professor in university, so she organized very educated people. Lei era una grande erudita, una grande professoressa ed era affiliata con diversi centri, università, e quindi mi organizzò anche per me delle lezioni da fare su questi centri. Okay. Okay. Yes. No, no, that's it. Just like this. It will be close. Try like otherwise for me, not closing down there. Change. Because of the summer. Who is? When my grandfather went in the Navan, I never see the youth sleeper. Quando ero bambino e venivo qui a Vrindavan con mio nonno, io vedevo che lui non indossava mai le sciabatte, era sempre a piedi scalzi. And he goes to take Madhukari in the Pratipasana. E lui era solito andare a fare Madhukari, a elemosinare cibo dalle case dei Brajavasi. And when he's coming, by train, his whole train was reserved. Quando lui veniva a Vrindavan, a Damungher, prenotava tutto il treno, riservava tutto il treno. And how many people can come in the night? All they have arrangement for eating and everything. But he goes to take Madhukari. Lui lo riservava per i pellegrini, per i devoti che volevano venire a Vrindavana. Pagava tutto un treno intero per portare i devoti a Vrindavana e gli forniva anche il cibo, acqua, qualsiasi cosa. Però poi lui stesso, qui a Vrindavana, andava ad elemosinare il cibo del Brajavasi. And evening time, we always go to the sent to listen the classes. E la sera andava sempre ad ascoltare della ricata, delle lezioni da delle persone sante, portava anche a me. Gauranga Das Babaji, Kripa Sindhu Das Babaji. Very nice, very beautiful classes. They are giving every place they go, and we have to also go with them. They are bringing to us also. Quindi andava da diversi Babaji, Gauranga Das Babaji, da le personalità più prominenti di quell'epoca, di quel tempo, per ascoltare Arikata, e portava anche a noi. We don't understand. Noi eravamo bambini, allora non capivamo. But in backside of us, two person is sitting. One back to me, one back to my brother. Two persons are sitting. Quindi noi anche ci trovavamo seduti per ascoltare le lezioni, e dietro di me e mio fratello c'erano due persone sempre che si trovavano anche loro sedute dietro di noi. Any time we do naughty behavior. Ah? So we ask Come more close. I will talk louder because you can, no problem. So sorry for breaking. So two person were sitting backside to us, because we were 7-8 years old children. Quindi queste due persone erano come dei babysitter, diciamo, delle persone che ci guardavano. We are naughty, right?
noi eravamo molto piccoli, 7 anni, 8 anni, ed eravamo belli birichini. So we do any naughty behavior, jumping here, there, looking, then the person with stink backside, they pull my clothes. Quindi appena facevamo una marachella, che zompavamo di qua, di là, allora questa persona che era dietro di noi ci prendeva e ci tirava il vestito, la maglietta. Then we understand that we have to sit quiet. Allora capivamo che dovevamo stare seduti tranquilli. Again, 10 minutes after we do like this. Dopo qualche minuto, ancora qualche marachella. Again, he pulled the clothes. Allora ancora questa persona dietro che ci tirava giù prendendoci per la maglietta. So we cannot do any disturbance in the class. Quindi durante la lezione non potevamo disturbare. But now I understand what is the benefit of this thing unconsciously, how the desire grow for listening these things. Solo adesso posso comprendere che anche se esternamente non capivamo gli argomenti che venivano spiegati durante la lezione, in realtà incoscientemente quelle lezioni entravano dentro e mi hanno fatto crescere il desiderio per poi ascoltare le lezioni anche da adulto. So, many things go and see. Many things we learn from our parents. Many stories. Quindi ho small. Ho imparato tantissime cose dai miei nonni. Ci sono tantissime storie. Sono preparato. I'm done. Then I'm done. No. Many things. Many things. He teach us. I miei nonni mi hanno insegnato molte cose. I remember one time. Mi ricordo una volta. For large story, my grandmother is listening. Dove mia nonna stava ascoltando la storia di Prahlad Maharaj. And we come, then we sit there. Quindi noi andiamo da lei e cominciamo anche noi ad ascoltare. And it was very good listening about the Prahlad story. And when this Hiranyakashipu became making torture to Prahlad Maharaj. Quindi era una lezione, un ascolto molto bello. Quando però poi venne la parte in cui era descritto il modo con cui in cui Hiranyakashipu trattava Maharaj, the mountains, come lo torturava, lanciava dalla montagna, putting when drinking, giving poison to drink, quando gli dava il veleno davvero. Many type of torturing in the Prahlad Maharaj. Molti tipi diversi di torture che Prahlad Maharaj riceveva. And when I listened, I was small. Quando io stavo ascoltando questa storia, ero piccolino. And I said, stop. E cominciai a saltare. Stop. E urlai e gli dissi, basta, basta. Where is the God? Dov'è Dio? Why not is helping to Prahlad? Perché non sta aiutando a Prahlad? He's a baby. Lui è un bambino. No God. Non c'è Dio. Stop, I don't want to listen this. Dice, basta, basta. Non voglio più ascoltarlo. Lo sta torturando.
I was so much excited why he loves so much to the God and he has nobody is helping. Ero così, così preso emotivamente perché sapevo di quanto Prahlad Maharaj amava Dio, però vedevo che nessuno lo aiutava. In a torture. And where is the God? Riceveva soltanto torture e quindi urlavo, dicevo dove where è is Dio? The God? Dov'è why Dio? Not helping? Perché non lo aiuta? I start shouting and I say stop. I don't want to listen more. E cominciai quindi a urlare in questo modo e gli dissi a mia nonna basta, basta, non voglio più ascoltare. My grandmother make me quiet. Wait and wait. Slowly you will know God will come. Però mia nonna cercò di tranquillizzarmi e mi disse tranquillo, tranquillo, adesso verrà Dio, adesso verrà. You see, in innocent age, this story is inside me. Quindi ascoltando queste storie in un'età innocente da bambino, why queste storie sono rimaste dentro di me. About the Prahlad and Dhruva, all Mahajans. Perché tutti i Mahajans, le grandi anime, parlano di Prahlad e Dhruva? Why? Perché? You know why? Perché? Because to develop your feeling, you have to feel it. Per sviluppare i nostri sentimenti, dobbiamo sentirli. The feeling is the real spiritual way. Perché i sentimenti sono la realtà della via spirituale. Why we go to the saintly person? Perché andiamo dalle persone sante? Why? Perché? Only to feel it, how much he is in the feeling and how much he cares about. Per vedere, per sentire, per ricevere, per capire di come loro sono nei sentimenti, di come si prendono cura degli altri. And he has so much feeling. And one material person, see, he has also feeling, but for himself, made for him, not for others. Mentre una persona materialista anche ha sentimenti, ma questi sentimenti sono diretti soltanto verso se stesso, non per gli altri. And we learn from the home. E queste cose le dobbiamo imparare da casa. We learn from the association. Queste le impariamo dall'associazione. Learn from the family. Dalla famiglia. Right? With our friends. Dai nostri amici. I remember she left the body. Who? My grandmother. And her finger, doctor said there is no life now. Mi ricordo che quando mia nonna lasciò il corpo, il dottore aveva constatato che non c'era più vita. But her finger was moving. Però le sue dita continuavano a muoversi. Like this. In questo modo. After leaving all body, lifeless finger was moving. Dopo aver lasciato il corpo, quindi questo corpo senza vita, continuavano a muoversi le dita. And one story I remember. C'è un'altra storia che ricordo. You see in middle samadhi
there is a picture of my grandfather Guru, Bhavandas Babaji Maharaj. Potete vedere qui nel Guru Samadhi dell'Ashram che c'è una foto di Bhavandas Babaji Maharaj, che sarebbe il guru dei miei nonni. And his grandson was my friend. I nipoti di Bhavandas Babaji erano piccoli ed erano gli amici, gli amichetti. We are playing. Eravamo entrambi bambini e giocavamo insieme. My grandmother knows they come. E mia nonna, quando loro venivano da noi nel palazzo, then she said bring them. Allora lei chiedeva ai servitori di portarli a lei. She make herself fasten in the bed. E lei faceva, installava un asana sopra il letto. Below, everything like a guru give the place to sit. Metteva dei cuscini, tappetini, faceva quel luogo così come se doveva venire il guru a sedersi. And when the my friend of me come there, he make him to sit there. He also seven, 8 years old. Quindi quando poi questo bambino arrivava insieme a me, allora lei lo faceva sedere sopra quest'asana, questo altare, diciamo, che aveva fatto per lui. And she start doing arti and worshiping. E lei, appena lui si sedeva, cominciava a fare l'adorazione, a fare il puja, l'arti. And giving the in the mouth some food to eat and she eat. Gli dava qualcosa da mangiare e poi lei prendeva le rimanenze di questo fasciato. I was a small child. I was surprised to see his behavior. E io anche ero un bambino coetaneo di quest'altro bambino, del nipote di Bhavandas Babaji. Ero molto sorpreso di vedere questo comportamento. I said, what you are doing? Allora chiedevo a mia nonna, ma che stai facendo? Questo è un bambino, un mio coetaneo, un mio amichetto. You will not understand. He said, I see my guru inside him. E mia nonna mi rispose, tu non puoi capire, perché io vedo il mio guru dentro questo bambino, che sarebbe il nipotino. I never forget this word. Io non ho mai dimenticato queste parole, questo episodio. So I can say, if you love son, you not love his father. Quindi posso dire, se ami il figlio, non ami il padre. And if you love father, you not love son. E se ami il padre, allora non ami anche il figlio. If you love Krishna, you will not love his son Jesus. Se ami Krishna, allora non ami anche suo figlio Gesù. And if you love Jesus, you will not love to his father. E se ami Gesù, allora non ami anche il padre. What type of love you have? Che tipo di amore possiedi? That I understand this meaning. E è questo il significato che ho compreso. So I share this. Quindi ho voluto condividere questa storia. Thank you. Thank you. Thank you, Gurudev. Thank you. Very sweet. All the mercy. Per tutta misericordia.
I see because I born in this family. Because of that, Prabhupada said me, when I go to see him, he said, where you live, in Mugher Mandal? I say, yes. I say, Mugher Mandal. He say, you know Raja Raghunandan? I say, he's my grandfather. He say, you are my grandson. I say, in my mind come, first day I am looking, how I become his grandson? I don't know him. He say, you doubt why? I say, you are my grandson because I have very close friendship, association with your grandfather. In 50s, always he's coming here. And he knows the name of Radha Mohan even. He said, how is your Radha Mohan Seva? I say, I am keeping some person who take care of him. He said, what? Your grandfather is serving from his own hand and grandmother, and you keep the person, you become more rich than him. You have to do seva. You have to travel whole world. And really, by the mercy of him and my Gurudev, I travel. And where I go, everybody I receive the love of Prabhupada. Everywhere, big prasad, big place to live. What I want, I can do it. I have never problem, sorry. Quindi io ho potuto assistere a tutti questi eventi, episodi, perché sono nato in questa famiglia. Quando andrai da Prabhupada, lui mi ricevette e mi chiese chi sei, da dove vieni, e io ho risposto vengo dal Mugher Mandir, e lui mi ha detto dal Mugher Mandir, allora conosci forse Raj Raghunandan Prashad Singh? Io gli risposi che ero il nipotino. Allora Prabhupada mi disse, allora sei anche mio nipote, anche tu sei mio nipote. E io rimasi sorpreso, perché pensavo è la prima volta che lo incontro, perché adesso mi dice che sono anche suo nipote. Quindi gli chiesi, perché mi dici che sono tuo nipote? E Prabhupada mi disse che sono molto amico di tuo nonno, abbiamo una relazione molto stretta, negli anni 50 siamo stati molto insieme, abbiamo fatto molta associazione, quindi anche tu sei come mio nipote. E Prabhupada addirittura si ricordava anche la conoscenza delle divinità di Radha Mohan, e mi chiese come sta andando avanti il seva di Radha Mohan, chi è che gestisce, chi è che fa seva. Allora io gli risposi, sono io che me ne occupo, sono quello che gestisco tutto e ho dei sevaka, delle persone che fanno le attività di servizio. E Prabhupada si arrabbiò un pochino e mi disse, come tu sei il manager e hai delle altre persone che fanno il seva? Tuo nonno e tua nonna, loro stessi con le loro mani facevano tutto il seva. E tu sei diventato meglio di loro? Sei tu che devi fare il seva. Devi fare questi seva e dopo viaggerai anche in tutto il mondo. E io vi posso dire che questa misericordia l'ho ricevuta appieno. Ovunque sono andato nel mondo, ho sempre sentito che Prabhupada mi ha dato la sua misericordia e il suo amore. Ovunque ho sempre ricevuto tantissimo prasciada da mangiare, da prendere, da rispettare, tantissimi bei posti dove sono potuto stare, fare i programmi. When I was living in Mugher, my half of time is only going, we have a 2-3% team. One Kashi Rajgadiya, me and other some friends. And we only make the program to how to bring saintly person in Mugher
and make the big, big program. Quando vivevo a Munger, io insieme ad altre persone, ad altri amici, cercavamo sempre di far arrivare delle persone sante, dei sadhu, al Munger per organizzare dei grandi eventi, dei grandi programmi. And beautiful program. E quindi organizzavamo questi programmi. 10,000 people are coming for the program. Venivano sempre anche 10,000 persone per partecipare ai programmi. Near to my palace. Vicino al mio palazzo. Satchi was living there. Lì dove è cresciuto Satchi Nandanbhava. He was a small child, he was living there. Lui era. And I organized. And all they cooperate to me. Lui era un bambino piccolo, quindi noi organizzavamo questi grandissimi programmi e tutti collaboravano. And they love me that time. I don't know now. They will recognize. They love all Mughal people. A quel tempo ci amavano questi sadhu, amavano tutte le persone di Mughal perché partecipavano in tantissimi. I come Vrindavan, now there's no program organizing, nobody. Però adesso, no, da quando poi ci siamo spostati in modo definitivo qui a Vrindavan, non c'è più nessuno lì a Munger che organizza questi programmi. I don't know how it's happening. You. I say to anything, announce myself, and they follow. I say, you sponsor this program, you sponsor the mic, you sponsor. They agree. I don't know how they follow me. Non so come mai, però. Quando organizzavamo questi programmi commissionavo diversi lavori, diversi seva, dicevo a qualcuno tu ti devi prendere cura del prasciada, tu ti devi prendere cura dei microfoni, tu ti devi prendere cura di questo, della musica, di quest'altro, e tutti acconsentivano, erano d'accordo e facevano, non so come mai, però mi davano retta a tutti. One time they went to one Ras Lila group. Rasila group Munger, 25 people. Una volta erano venuti un gruppo di devoti che facevano la Rasa Lila, di un gruppo di 25 persone. And they do evening time Krishna Lila and daytime Mahaprabhu Lila. E la sera facevano il Lila Radha Krishna Lila e durante il giorno il Lila di Mahaprabhu. हम क्लास में हैं बेटा हम तुमको फोन करते हैं या महाप्रभु लीला एंड बोथ लीला वन मंथ हैपेंड e questi lila andavano avanti anche per un mese. And VIP will come there. E grandi personalità VIP venivano anche ad assistere ai programmi. All the officers come there. Tutti coloro che lavoravano nel governo, amministrazioni. And I organized their prasad one day, this home. So they all welcome to bring to the home of prasad. Io organizzavo ogni giorno delle prasciada differente, quindi loro portavano tutta la famiglia a Magna. So nicely organized, they start crying last time. Tutto era organizzato così bene che le persone che partecipavano si mettevano a piangere. This all mercy happened. Succedeva tutto grazie alla misericordia. Non, tutto ciò accadeva non per il mio sforzo, ma tutto per misericordia. If you see, I only talk in three subjects. Se all lectures I am listening. Se voi vedete, io parlo solo di tre argomenti quando ascolto le lezioni che io do.
vedo che, che parlo solo di tre argomenti. One is relation. Uno è riguardo la relazione. Who has the relation? He is a Siddha Purusha. Colui che è fisso nella sua relazione è un Siddha Purusha. With the Ishtadev. Nella relazione con la sua Ishtadev. He can be a son. Può essere un figlio. He can be a father. Può essere un padre. He can be a friend. Può essere un amico. Any relation, any lover. O un amante. Qualsiasi di una di queste relazioni. But relation is most important thing. This is the all Shastra is telling. La relazione è la cosa più importante da sviluppare. Questo è quello che dicono tutti gli Shastra. Bhagavad Gita take. Prendete ad esempio la Bhagavad Gita. Take the page 4. Pagina introduction. Nell'introduzione, pagina numero 4. Prabhupada. Scritta da Prabhupada. He write intimate relation. Arjuna has student, friend, and intimate. Arjuna is a student. A student of Krishna. He is a. He is a devotee of Krishna, an intimate friend of Krishna. Prabhupada scrive che Arjuna è studente di Krishna, devoto di Krishna, è un suo intimo amico. And he write 22 times in one page on the relation. E lui ha scritto 22 volte in un'unica pagina la parola relazione. One good writer never repeat the same word. Però noi sappiamo che un bravo scrittore non ripete mai la stessa parola vicino. But he's so merciful. He write 22 times. Questo non significa che Prabhupada non è in one page about è un grandissimo scrittore, però è così misericordioso che ha scritto nella stessa pagina 22 volte la parola relazione. And see the Jesus. Vedete Gesù. He said, I'm a son. He's not relation. Lui ha detto, io sono il figlio. Questo non è un segno di essere nella relazione. Oh, he says son. Then he see father. Lui si identifica come figlio ed ecco perché può vedere il padre. He's not devotion. Questa non è devozione. Relation without devotion cannot start. La relazione, la devozione senza la relazione non può neanche cominciare. First thing. Questa è la prima cosa. Second thing is avideya. Secondo è l'avideya. Means deha means my physical body. Deha significa il mio corpo fisico. And avideha means my spiritual body. E avideha significa il mio corpo spirituale. Means out of this body. Ovvero oltre questo corpo. Avideha means out of this body. Avideha significa fuori, oltre questo corpo. Why out of this body? What is there? Perché oltre questo corpo cosa c'è? Soul. C'è l'anima. Nothing else. Nient'altro. That is avideya. Questo è avideya. Second. So when relation come automatic, we have to understand avideya. Quindi quando siamo relazionati automaticamente possiamo anche comprendere il concetto dell'avideya. If you have no relation with the love with Lord, you will live in the material body.
Se però non siamo relazionati con il Signore, allora possiamo vivere soltanto nella coscienza del corpo materiale. Nothing. E nient'altro. We will sure do mistake because influence of the false ego and my senses. E quindi, essendo influenzati soltanto dai nostri sensi materiali, dal nostro falso ego, ci ritroveremo a fare errori, offese. And third is the prayojana. Il terzo argomento è il prayojana. What is the prayojana? Cos'è il prayojana? Prem prayojana. Prem prayojana. Loving, be loving. Pancham Purushat. L'amore, l'essere amorevole. Pancham Purushat. What you said, this Italian line, what? Intestines. Uh-huh. Yeah. Intestines. One place I see in Vilap Kusumanjali is a quint essence. E questo prema viene definito, ho visto nel Vilap Kusumanjali che viene definito come quintessenza. Is an Italian word. Che è una parola che deriva dall'italiano latino. You know this? Meaning of quintessence. Conoscete qual è il significato di quintessenza? Radhika is quintessence. Radhika è la quintessenza. Why? Perché? Dharma, artha, kama, moksha, four efforts. Perché ci sono questi quattro sforzi. Dharma, artha, artha, kama e moksha. You want to be free because you are in the very too much in the passion of material. E noi vogliamo essere liberi perché suffering. Ci troviamo nella sofferenza della passione materiale. How many money? What you will do? I can bring to my heaven where I will go. I will bring that money. Anche se sono pieno dei soldi, dove me li porto questi soldi? What I will do? Li porterò in paradiso con me. Cosa ci faccio? I see one big story. One day I'm listening, he's telling, when you go to America, what you do first? Un giorno stavo ascoltando una storia che parlava e diceva, quando uno va in America, cosa fa per primo? First I do, my money I change in dollar. Per prima cosa, si cambiano i soldi dalle rupie ai dollari. Then we buy ticket, right? Huh? E compriamo il biglietto. Indian money will not work in America. Le rupie indiane non valgono niente in America. If you go to Europe, you have to change your money in euro. Se andate in Europa, dovete cambiare i soldi dalla valuta che avete in euro. And when you go to the Goloka Dham, this is not like when you do. E anche quando andiamo a Goloka, le rupie non vengono accettate, non funzionano. One king wants to take his all money to the heaven. Le rupie o qualsiasi altra valuta. C'è questo re che voleva portare tutti i suoi averi, tutti i suoi soldi nei pianeti celesti, in paradiso. Però you have to change this money non poteva in that country core coin. Non può portarli, deve cambiare i soldi nella valuta del luogo dove si vuole andare. So what is the Goloka country coin, you know? Quindi qual è la valuta che c'è a Goloka? How much money you use for the service, then you go there. You use for your service, no meaning. Come possiamo cambiare i soldi che ci abbiamo qua in una valuta che è accettata da Goloka? Il cambio è che questi soldi dobbiamo utilizzarli per il servizio devozionale e allora possiamo convertirli in una valuta che è accettata da Goloka. Se invece li uso soltanto per il mio di servizio a me stesso,
allora non possono essere convertiti. That is sempre loving, how to be loving, quintessence. If you want to go to quintessence, you have to be loving. Questo è il significato di quintessenza. Come raggiungere l'amore, come essere amorevoli. Se vogliamo raggiungere l'amore, dobbiamo essere amorevoli. That is Pancham Purushad. Questo è il Pancham Purushad. Pancham Purushad is the Prem Purushad. In questo Pancham Purushad, Pancham significa quinto. In questo quinto sforzo è il Prema Purushad, che è il, lo sforzo dell'amore, del Prema. Right. Thank you. Oh, this time we have to show. Is that 56? Six. No, it's not six yet. And then we have more, some 5 and 15 minutes. Any more? Sorry, I said something. Scusate, ho deviato, ho detto altre cose. I don't prepare anything. Yeah. In realtà non mi preparo mai niente. I'm a student. I'm also listening like you. Io stesso sono uno studente e come voi sto ascoltando. I'm not a teacher. Io non sono un insegnante. I'm not a preacher. Non sono un predicatore. Bravo. You inspire, it comes out. Siete voi che mi ispirate, allora qualcosa esce. Trattoria cardinale. Pari cardinale. Cosa problema nare? Questa. 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 उसको साफ करवा कोई गंदा पीता है तो गंदा होगा या थैंक यू गुरुदेव थैंक यू नो Lovers never keep any being. If you want to be in Pancham Purushad, quintessence, you want to reach to quintessence, leave yourself in fifth effort, be loving to everyone. That is the quintessence. Coloro che hanno amore non hanno mai invidia. Se volete vivere nel prema, nel Pancham Purushad, nel quinto sforzo, nella quinta essenza, allora dovete essere pieni d'amore, dovete essere amorevoli. And what is happening? Believe in your Ishtadev is best happening for you. E qualsiasi cosa succeda nella vostra vita, dovete avere fede e credere nell'Ishtadeva che è la cosa migliore che vi sta succedendo, anche se sembra che non lo sia. Never press that I want this. It's a foolishness. What will happen is a good happening. Non sviluppate mai un desiderio contrario a ciò che vi sta accadendo. Non pensate mai, no, io in realtà voglio che quest'altra cosa succeda. È una cosa molto sciocca. Dovete essere sempre arresi. And when you are connected, you will be... Everything will be good happen to your life. Perché quando siete connessi con l'Ishtadeva, allora vedrete, sentirete che ogni cosa che succede nella vita è la cosa migliore. And if you are not connected, you have to suffer on and on. Se però non siete connessi, allora dovete soffrire in continuazione. Nobody can help. Non c'è nessuno che vi può aiutare.
Srirad. Sridhar, posso fare una domanda? Vai. Dunque, spiegato anche Gurudeva, spiega che per impegnarsi nel servizio a Radha è necessaria un'attitudine favorevole. Mi può spiegare un po' questa attitudine favorevole? Attitudine favorevole in che senso? Dunque, impegnarsi nel servizio a Radha è necessaria un'attitudine favorevole. Favorevole verso il servizio a Radha? Io ti leggo una frase di Ananta Das Baba che dice: per impegnarsi nel servizio di Sri Radha è necessaria un'attitudine favorevole. Volevo sapere se mi può approfondire l'attitudine favorevole. One sentence is from Ananda's Babaji, one comment. He said that to be engaged in Radharani service, we should have a favorable attitude. What is this meaning? Favorable? What is favorable? Quintessence. Che cos'è questo favorevole? La quintessenza. What she is the quintessence. Lei and what is favorable? Lei, Radharani, la quintessenza, e cos'è che è favorevole? Pancham Pursat. What is Pancham Pursat? We have to come out from Dharma Artha Kama Mokta. E cos'è favorevole? Il Pancham Pursat, il quinto sforzo. Dobbiamo venire fuori da Dharma Artha Kama Moksha. If we will practice this, we cannot reach to quintessence. Se però non pratichiamo il venire fuori da questi quattro sforzi per raggiungere il quinto, allora non possiamo raggiungere la quintessenza. Right. È giusto? Yes, yes. I want to eat this and I want to eat this, not possible. Se io voglio mangiare da una parte, mangiare anche dall'altra non funziona. If you want to eat quintessence, you have to be only one pointed. Se vogliamo mangiare la quintessenza, allora dobbiamo fare soltanto quello, non possiamo anche prendere da altre parti. And if we want to do dharma also, kama also, moksha, artha also and moksha also, then quintessence not come. Se però mischiato al voler prendere la quintessenza facciamo anche del dharma, artha, kama, moksha, allora non funziona, non la raggiungeremo mai. Quintessence means fifth effort. Quintessenza significa il quinto sforzo. Right or not? Giusto oppure no? Giusto? Yes. Giusto. Giusto. Yes. Italian say me giusto. Who say? Gita. Anang Manjali daughter said to me, quintessence, I read in the my college. È un italiano in realtà che mi ha rivelato il significato di quintessenza. Gita, la figlia di Nanga Mangiari, mi ha spiegato che lei all'università ha studiato in latino questa parola. And if you are Italian, understanding, I don't understand, this is your mistake. Se però tu sei italiano, quindi che l'italiano deriva dal latino e dovresti conoscere bene questa parola, però in realtà non capisci bene il significato, allora non ci posso fare niente. Right or not? Claro? Chiaro? I don't understand Croatians and Japanese, they will understand or not? Io non so se i devoti della Croazia o i giapponesi
capiscono perché questa parola deriva dal latino, quindi da un'altra radice. But you understand this is your word. Però tu che sei italiano devi comprendere, questo è quello che devi fare. Right or not? Claro? Yes. È chiaro? Chiaro? In alchimia la quinta essenza è un passaggio che fanno, è una procedura, è l'ultimo di purificazione delle erbe, no? Quando preparano una medicina ci sono dei medici alchimisti che è l'ultimo passaggio dove rendono pura la medicina che preparano. There is one part, one process of from the like kind of doctors of chemistry of taking the herbs, the last stage of this processing the herbs, when they become so pure, then is the final quintessence. This is the point. What you say is same thing. Questo è la stessa cosa, stiamo parlando della stessa cosa. Pure. Puro, no mix anything. Puro, non qualcosa di con sostanze diverse, qualcosa non mischiato. Gold is mixed and one gold is not mixed. C'è un oro il quale è puro e mentre un oro invece è mischiato. Pure gold has to be. To be to understand quintessence of Radhika. Per comprendere la quintessenza di Radhika dobbiamo farlo con l'oro puro, non mischiato. Claro, chiaro, chiaro. Radhe, Radhe, you have to come in time. Dovevi entrare prima, dovevi arrivare prima a Satyavrata, dice Gurudev. Non late. Non in ritardo. Oh, no, no. Ero qui, ho ascoltato la lezione. He was there. Listen. 1 hour was hidden. What to do? You give me 1 hour time. Because I have less knowledge. I have no much knowledge. Dice, abbiamo poco tempo perché io ho molte poche qualifiche, non ho tante realizzazioni e quindi mi date soltanto un'oretta per parlare.